Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati in questo lunedì 3 giugno qui sul mio canale di Primo Mattino. Buon inizio di settimana, contenuto che voglio dedicare un po' alle notizie di queste ultime ore, dedicate riservate, uscite in merito ad un interesse della Juventus per Douglas Luiz. Che cosa c'è di vero? Che cosa si sta sviluppando attorno a questa operazione? McKennie Douglas Luiz, ne parliamo insieme. Prima però, come sempre, io vi ringrazio per il seguito che date al canale, per i tanti commenti, per le critiche, i messaggi di complimenti, tutto serve per crescere, cresciamo insieme, aumentiamo in questa community. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, azionate la campanella notifiche, mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Consentitemi intanto di fare i complimenti al Venezia per il suo ritorno in Serie A. Ieri ha battuto la Cremonese, quindi torna in Serie A dopo il Parma e dopo il Como. Anche il Venezia sarà tra diciamo le grandi la prossima stagione, e dei ritorni importanti, anche quello del Como, e quindi sarà una Serie A un po' particolare. Con il Como in Serie A, ecco, mi sembra anche un po' di tornare indietro così nel tempo, quando da ragazzino giocavo a Subuteo. Voi giocavate a Subuteo? Subuteo, ai miei tempi c'era il Como in Serie A, il Como, se non sbaglio, di Cornelius, qualcosa del genere. Insomma, ero abbastanza giovane, bei tempi. Ma parliamo anche di questo campionato che è finito, perché ieri si è concluso la Serie A in via definitiva. C'è stato il recupero tra Atalanta e Fiorentina. L'Atalanta ha perso in casa 3-2 e con questo risultato la Juventus si piazza al terzo posto definitivo in Serie A. Quindi un risultato da un certo punto di vista del piazzamento importante, che va oltre quelle che erano le aspettative dell'ultima giornata, perché si pensava addirittura si potesse arrivare quinti dopo prima della sfida con il Bologna, qualora la Juventus avesse perso a Bologna, e con la possibilità appunto dell'Atalanta di poterla scavalcare e di conseguenza arrivare. Invece la Juve arriva terza, piazzamento importante anche in ottica introiti, sia per quanto riguarda i diritti TV, sia per quanto riguarda, si chiama market pool, mi pare, gli introiti anche da Champions. E quindi circa un paio di milioni o poco più in più rispetto all'eventuale piazzamento alla quarta posizione in classifica. Tutto fa brodo, tutto serve per una Juve che deve ovviamente cercare di contenere i costi, di migliorare la propria posizione di bilancio. Ma in questi giorni è rimbalzata più volte la notizia di un interesse della Juve per Douglas Luiz. E allora proprio ieri, così parlando con una persona piuttosto informata, mi raccontava che effettivamente c'è questa possibile trattativa che può nascere con l'Aston Villa per Douglas Luiz, che può essere legata, ma non necessariamente, a Weston McKennie, perché qualche settimana fa Monchi, contattato Cristiano Giuntoli, ha chiesto la disponibilità alla cessione di Weston McKennie. Chiaramente Weston McKennie, come già vi avevo anticipato anche sul mio profilo social X, avevo già riportato anche qui sul canale, non rientra nei piani della Juve la prossima stagione, o quantomeno è un sacrificabile perché non è considerato elemento fondamentale, elemento cardine, come lo è ad esempio stato in questa stagione appena conclusa. È un giocatore di quelli che sicuramente ha fatto meglio, quindi può avere mercato, tanto che i Villans si sono interessati a lui. Monchi ha chiesto la disponibilità a poter trattare addirittura con il calciatore. Qualora il calciatore fosse interessato, McKennie potrebbe essere uno dei partenti in questa sessione di mercato. Ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, non c'è stato accordo per il rinnovo. La Juve che vuole un rinnovo a ribasso, lui ovviamente in virtù anche della stagione fatta chiederebbe un ritocco verso l'alto. Quindi quale migliore occasione ora di monetizzare e di veder partire il giocatore che possa portare nelle case bianconere del denaro fresco contante? Beh, l'Aston Villa fa sul serio, è interessata, vediamo se ci sarà accordo. Il giocatore viene valutato circa 30 milioni da parte della Juventus, è una cifra che deve essere rivista al ribasso secondo ovviamente le idee degli inglesi. Ma non troppo, non troppo, perché la Juve conta appunto di monetizzare e di fare anche una buona plusvalenza su di lui.
Nei discorsi l'Aston Villa avrebbe inserito anche il nome di Douglas Luiz. È un giocatore che in origine non era rientrato nei radar della Juventus, perché la Juventus è molto concentrata sull'operazione Cup Miners, tiene ben monitorata la situazione che riguarda Kefren Thuram, e come io vi ho detto già qualche giorno fa, Kefren Thuram è un obiettivo sensibile, un obiettivo molto su cui la Juventus lavora molto forte, quindi non è che ogni giorno esce un nome nuovo e ci si dimentica di ciò che è stato. Kefren Thuram è un nome che è sul taccuino di Cristiano Giuntoli, da capire se è lì monitorato, magari non voglio dire bloccato, ma comunque seguito molto attentamente qualora non si arrivasse al rinnovo con Adrien Rabiot. Rinnovo di Adrien Rabiot che ancora non è stato confermato, ma il giocatore rientra assolutamente nel programma bianconero, centrale nel progetto, per lui è prevista la fascia di capitano, è previsto un ingaggio inferiore a quello che è ovviamente la sua richiesta. Bisogna capire se il cuore comanderà oppure se sarà il portafogli ad avere la meglio su di lui. Kefren Thuram comunque è un nome da seguire. Douglas Luiz è un nome che è uscito in questi discorsi. È ovvio che nel momento in cui è uscito questo nome, è un nome su cui la Juve ha ragionato, sta ragionando. Però attenzione, perché Douglas Luiz è considerato un possibile regista, ma alla Juve in questo momento, che è concentrata sull'operazione rinnovo di Rabiot, sulla operazione Thion Cup Miners, fare investimenti pesanti per un giocatore che non era ritenuto, almeno in origine, quale tra i principali obiettivi, ecco, ci vanno molto cauti. Anche perché nella, diciamo, ottica di Thiago Motta c'è sicuramente quello di rivalutare pesantemente la posizione di Nicolò Fagioli. Così perlomeno questo è quello che mi è stato riferito. Nicolò Fagioli sarebbe considerato molto importante nel progetto futuro, e quindi l'eventuale arrivo di Douglas Luiz potrebbe eventualmente oscurare quella che è la stella Nicolò Fagioli, che invece piace molto a Thiago Motta perché è giocatore tecnico, perché è giocatore capace di avere delle giocate importanti. E allora considerato anche il costo che viene, il valore che viene dato a Douglas Luiz, io non metterei così la mano sul fuoco sull'operazione che possa andare a buon fine. Più probabile, così a sensazione, per quello che perlomeno mi è stato raccontato, che McKennie possa andare alla Aston Villa senza che la Juve necessariamente debba fare l'operazione Douglas Luiz. È ovvio che Douglas Luiz può tornare invece interessante qualora i principali obiettivi della Juve non andassero in porto, perché comunque non dimentichiamolo, è un giocatore che per caratteristiche si sposerebbe bene con l'idea di calcio di Thiago Motta, che vuole giocatori che facciano viaggiare la palla, vuole giocatori tecnici di palleggio, e sicuramente il brasiliano risponde a questa tipologia di identikit. Tra l'altro in questa stagione 35 presenze in Premier, 9 gol e 7 assist, qualcosa del genere, come numeri abbastanza importanti per lui. Quindi è certamente un nome su cui dobbiamo fare attenzione, ma la valutazione che ne viene data è quella di circa di 40 milioni, per cui ho avuto anche l'informazione che addirittura per poter chiudere questa operazione la Juve dovrebbe portare come offerta Weston McKennie più 10 milioni di euro. Ecco, mi sembra un'offerta irragionevole sulla base in questo momento di quelle che sono le condizioni su cui sta lavorando la Juve. Ripeto che sta lavorando per abbassare quello che è la richiesta dell'Atalanta su Thion Cup Miners, che indizio social avrete visto nel video dei festeggiamenti dell'Atalanta non ha saltato al grido di chi non salta è juventino. Sembrano sciocchezze, ma sono cose su cui certamente dobbiamo fare attenzione in un mondo sempre più orientato al digitale, sempre più con informazioni che ci possono arrivare proprio anche dai canali social dei calciatori stessi. E quindi è chiaro che il suo entourage ha l'accordo con la Juve, la sua volontà è quella di abbracciare il progetto Juve, lo aveva peraltro comunicato già l'inverno scorso, che a fine stagione avrebbe voluto tentare l'avventura, un'altra avventura, che comunque ringrazia l'Atalanta, sempre legato all'Atalanta, che sperava che l'Atalanta dalla sua cessione monetizzasse quanto più possibile. Ricordiamo che l'anno scorso il Napoli offrì 45 milioni di euro, offerta rigettata. Vista la stagione fatta quest'anno, difficile pensare che ci si possa veramente avvicinare a Thion Cup Miners per una cifra inferiore ai 55-60 milioni. È ovvio che questo è tutto compito di Giuntoli, che dovrà cercare di abbassare questa richiesta, perché altrimenti per quella che è la posizione della Juve, che sta facendo di tutto per accontentare Thiago Motta con l'acquisto di questo calciatore che per
piace tantissimo allo stesso Cristiano Giuntoli, ecco, dovrà cercare veramente di essere convincente con una contropartita tecnica all'Atalanta gradita. Su di tutti c'è il nome di Mathias Soulé, ma anche qui bisogna capire che valutazione dà l'Atalanta di Mathias Soulé e quella che dà la Juve, che valuta il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ovvio che dopo eventualmente aver inserito Mathias Soulé nella contropartita per arrivare a Thion Cup Miners servirebbe anche del denaro cash, motivo per il quale sono portato a pensare che l'operazione Douglas Luiz sia scollegata all'eventuale partenza di Weston McKennie per l'Aston Villa, dove invece la Juve cercherà di monetizzare, perché poi ci sono altri denari da reinvestire, sì, su un secondo centrocampista, ma forse a cifre più contenute, anche se 40 milioni, la valutazione che fa l'Aston Villa di Douglas Luiz non è certamente una cifra esorbitante dato il valore del calciatore, ma forse su un'operazione più a basso costo per un altro centrocampista. E poi c'è sempre Calafiori, che è lì che bolle in pentola. Il Bologna fa muro, ma la Juve vuole portare il giocatore alla corte di Thiago Motta. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao!